Do la parola all'assessore Berdini per la risposta all'interrogazione. Prego, assessore, per 5 minuti ne ha facoltà, a seguire per 3 minuti di nuovo il consigliere. Grazie a voi tutti, un buongiorno. Io posso cominciare da un fatto metodologico, già l'ho fatto 2 volte, lo faccio per la terza, spero che sia l'ultima. Quando si parla di burocrazia vergognosa, mi fate perdere i fogli. Forse bisognerebbe misurare i termini, perché io ho dei dirigenti e degli impiegati che fanno fuori dall'orario di lavoro il loro corretto mestiere, cercando di mettersi nei panni di persone che sono state portate a spasso per 8 anni. Quindi da 8 anni abbiamo risolto una questione monumentale, grazie all'abnegazione di tante persone, che non vi ripeto quant'è il loro emolumento mensile. Quindi veramente, consigliere, con tutto il cuore, un'altra volta magari lo scriva, così magari lo diffondo il comunicato, non lo dica soltanto qui. Lei ha parlato di burocrazia, anzi la più vergognosa, non si deve permettere più. Io sto parlando di persone che con grande senso di sacrificio hanno tenuto in piedi questa consigliere, amministrazione. Consigliere, dovrebbe però lasciar rispondere l'assessore, poi tanto lei ha 3 minuti per replicare. Dopo lei potrà replicare ed ora è giusto che l'assessore possa rispondere. Prego, assessore. Quando ci sono stati degli arresti dentro quest'aula, c'è stata la struttura del comune che ha tenuto la schiena dritta e ha mantenuto questo comune finalmente in grado di dare risposta ai cittadini. Quindi vi prego, davvero, su questo toccate un nervo per me scoperto. Non vi dovete poi... Come vedrete io risponderò su alcuni ritardi che insomma oggettivamente ci sono, ma parlare di burocrazia vergognosa supera il limite del decoro. Dopo ci sono 3 minuti, mi risponde, lei parla più di me. Allora, la vicenda è troppo nota perché io la riassuma. Noi allo stato attuale abbiamo 1329 fascicoli in lavorazione su 1800, questa è la risposta che mi sono permesso di dare ufficialmente al Consiglio Sovrano. E la novità delle novità, io poi così rispondo a tutte le sue argomentazioni, perché ieri è successo il primo fatto che io aspettavo da tempo, tutti i consiglieri aspettavano da tempo, però abbiamo avuto 5 stipule perché è finito il procedimento. Allora, qua possiamo vederlo in 2 modi. Chi dice che in 3 mesi, da quando abbiamo approvato in fine agosto la delibera, 3 mesi per approvare 5 stipule sono veramente, se io la vedo solo così, dico che è un fallimento oggettivamente. Però se mettete in fila che questo è un procedimento assolutamente inedito per il Comune di Roma, e guardate che tutti i riferimenti con gli altri comuni non tengono, noi abbiamo qualche cosa come 55 piani di zona, gli altri hanno 2-3 piani di zona che potevano essere governati. Noi, per tanti motivi che non sto qui a ricordare, consigliere, ma magari lei ne sa più di me, c'è stata una proliferazione di piani di zona e dunque noi abbiamo avuto difficoltà a ritrovare la documentazione ufficiale che restituiva la contezza di tutto il procedimento. Quindi gli uffici, vi dico, con grande difficoltà hanno ricostruito tutte le fasi e siamo arrivati a 5 stipule più 2 che stanno per avvenire, credo, in questa stessa settimana. Allora io non dico che noi abbiamo superato lo scoglio, ma permettetemi di dirvelo, noi abbiamo trovato finalmente un meccanismo di raccordo tra i tre dipartimenti che sono coinvolti, e non è facile mettere insieme il lavoro di 3 dipartimenti su una materia così complessa, e dunque io non dico che procederemo come veramente il vento, però insomma ormai abbiamo rotto la diga del problema, e allora penso che andremo molto, molto più spediti rispetto a questi. Dico una cosa che riguarda il futuro, quindi vi chiederò poi una discussione, troveremo le sedi per capire. Insomma, lei faceva riferimento a un rapporto di lavoro che c'è tra una delle società del Comune di Roma, Risorse per Roma,
che ha svolto encomiabilmente anche loro un rapporto di lavoro con gli uffici, facendo da supporto, diciamo, per l'istruttoria delle pratiche. In realtà noi ci siamo accorti che questo rapporto non funziona, cioè noi dobbiamo continuare ad alimentare con i nostri tecnici e con i nostri funzionari questo ufficio. E allora noi stiamo pensando a un rafforzamento di persone in questo ufficio, in modo di dare le risposte sempre più pronte. E poi vi dico quello su cui stiamo lavorando, che poi discuteremo e avremo un modo di conoscere. Noi stiamo cercando di fare una convenzione con l'Ordine dei Geometri che ci aiutino nella fase appunto dell'istruttoria, e soprattutto, questo avverrà in questi giorni, noi incontreremo, grazie all'aiuto encomiabile anche qui dell'Avvocatura del Comune di Roma, incontreremo l'Ordine dei Notai, in modo che anche qua troveremo il modo di diciamo, velocizzare tutta questa parte molto complessa, perché stiamo parlando di rogidi. Quindi, in conclusione di questa risposta, visto che mi sono mangiato gran parte dei miei 5 minuti, io vi dico che la difficoltà iniziale che noi abbiamo avuto ad affrontare una materia di grandissima delicatezza, perché stiamo parlando di rogidi, di immobili, e quindi di cose di grande delicatezza dal punto di vista istituzionale e patrimoniale, noi stiamo raggiungendo a regime una modalità di risposta ai cittadini. Per quanto riguarda poi, e qua veramente concludo, consigliere, il fatto che i nostri uffici non rispondono ai cittadini, eccetera, 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 anche qui, insomma, io spero che i consiglieri non continuino a dare fiato alle ombre che ci sono. I nostri uffici sono a disposizione non solo nei 2 giorni istituzionalmente deputati a questo, ma sono a disposizione tutti i giorni attraverso l'utilizzazione dei cellulari o di quant'altro per dare risposte. Noi abbiamo cercato di dare risposte perché sappiamo che alcune di queste persone avevano fatto dei preliminari di vendita, quindi ci sono dei casi umani veramente molto, molto delicati. Su questo vi dico, abbiamo dato risposta, vogliamo continuare a rinforzare e a potenziare l'ufficio che sta dando le risposte, e lo porteremo fino alla fine. Grazie.